Pronto? Ciao Francesca, come va? Bene, grazie, ciao. Ciao. Senti, ho saputo che hai fatto un parto naturale dopo ben tre cesarei. Volevo capire un attimo quali sono i criteri che ti hanno spinto a valutare questa scelta e come hai fatto a valutare anche i rischi e i benefici. Allora, diciamo che io ho sempre voluto partorire naturalmente e mi ero accorta che i cesarei che mi avevano fatto, a prescindere dal primo che poteva essere prudenziale, il secondo e il terzo sono stati, diciamo, fatti ad hoc, nel senso che semplicemente il motivo è che ero stata precedentemente cesareggiata, quindi non c'era nessuna indicazione di carattere medico o urgenza o pericolo che riguardasse né me né i bambini. Gravidanze normalissime, tranquillissime, bambini normo peso e quindi non c'era nessuna indicazione in teoria per fare anche questi, il secondo e il terzo cesareo. Io mi sono sempre documentata molto, sia attraverso libri, sia in internet, attraverso articoli anche in inglese che trovavo su riviste scientifiche, perché era fondamentale, diciamo, poter avere una cognizione, insomma, il più possibile tecnica, anche se io non sono un medico né un operatore sanitario, quindi per quanto io potessi capire e comprendere, delle varie terminologie e dei vari articoli che leggevo. Soprattutto sono tutte esperienze che riguardano appunto non italiane, perché in italiano c'è veramente pochissimo e quindi vabbè, è stato molto d'aiuto il fatto di sapere molto bene l'inglese. Certo, senti. Qualcosa di francese, ma fondamentalmente è tutto in inglese perché anche gli italiani sulle riviste scientifiche scrivono in inglese. Quindi Ecco. questo è stato fondamentale e poi vabbè, la determinazione di riuscire a capire come mai uno dovesse diciamo, correre tutti i rischi che sono legati a un cesareo, ma che sono legati al cesareo in quanto operazione, quindi in quanto intervento chirurgico, quindi dall'anestesia al momento dell'intervento, alle infezioni successivamente. Ecco, nonostante io non abbia mai avuto delle esperienze negative con i cesarei, diciamo che sono stati i cesarei tutti passeggiate, nel senso che io uscivo sempre all'ospedale in quarta giornata tranquillamente camminando, quindi nonostante il mio fisico non abbia avuto delle conseguenze negative, diciamo, da queste operazioni, io non volevo assolutamente più, l'ho fatto come scelta di salute, ecco. La mia idea era quella, devo fare per il mio questo quarto figlio, ma come l'avevo fatto anche con il terzo e anche con la seconda, una scelta di salute, perché io devo farmi operare quando questi bambini sarebbero potuti nascere tranquillamente, naturalmente, che erano molti rischi di meno, cioè quello che io non riuscivo a capire con gli operatori sanitari a cui mi rivolgevo, i vari ginecologi, perché ne ho sempre cambiato, cercando uno che fosse sempre il più pronaturale possibile. Perché secondo loro era sempre meglio fare un altro cesareo più che un parto naturale, nonostante un parto cesareo avesse tutta una serie di rischi che potenzialmente erano per loro fonte di contenzioso, che invece è quello che vogliono sempre evitare. Vabbè, Certo. io sono anche laureata in giurisprudenza, quindi sono riuscita Questo ti a ha scandagliare, aiutato? diciamo, anche questa questione, questo Certo. aspetto, no, del contenzioso legato ai Certo. parti e soprattutto questa mania di voler in ogni caso fare un cesareo perché riduce il contenzioso, il che è pazzesco perché non è assolutamente vero. Un cesareo è una fucina di contenzioso perché se consideriamo le fonti di rischio legate ad un cesareo moltiplicano la possibilità di un'azione legale di tantissimo rispetto al parto naturale. Certo, quindi diciamo che oltre all'informazione, la tua determinazione probabilmente a influire sul successo del tuo parto naturale dopo tre cesarei sicuramente è stata la tua convinzione Sì, e soprattutto anche la tua fiducia nei confronti del parto come evento fisiologico. Ma anche